tutti ragazzi, sono Gabino 90, torniamo con la nostra carriera allenatore Ancona qua su FIFA 23. Come potete ben vedere voi stessi da questa inquadratura, inizia la prima, il primo turno di Coppa Italia. Siamo al 17 dicembre, giocheremo in casa contro il Cittadella. Io però ragazzi questa partita la vado a simulare, l'andremo adesso a simulare insieme. Come potete vedere ho messo tutte riserve e tutti i panchinari, quindi andremo a giocarla così veloce. Andiamo subito a vedere quale sarà il risultato finale, se sarà a nostro favore oppure no. Bene, ma non benissimo. Andiamo a perderla, Baldini, Tungarà, poco ci importa, devo essere sincero, quest'anno puntiamo al campionato, non alla Coppa Italia come negli anni precedenti. Io però, prima di scendere in campo insieme a voi, vi ricordo di continuare a supportare il mio canale, la serie con l'Ancona, quindi iscrivetevi, lasciate un like al video se vi è piaciuto e attivate la campanellina. Io vi aspetto in campo, come vedremo in telecronaca. Buona visione. Edica, allo stadio del Conero di Ancona, cari amici, Ancona a Sassuolo per la prima partita dell'episodio, anche se la prima partita teoricamente è stata contro il Cittadella in Coppa Italia, però la siamo andati a simulare quella partita. Campionato puntiamo, vediamo se riusciamo a puntare all'Europa ragazzi, chissà se questa Ancona può far sognare un'intera città. Andiamo subito in telecronaca con Mihaila, palla per Baldanzi, bello, Piccoli, poi ancora Baldanzi, palla per Piccoli, poi Fofana, prova ad avanzare Fofana, va a servire Piccoli che la tiene lì, si gira Piccoli, destro, mamma mia il palo, cosa ha fatto Robertone Piccoli, si è girato in un lampo, dopo rimbalzo carica a destro, incrocio dei pali, l'Ancona va vicina all'1-0 al minuto 9 del corso del primo tempo. Conclusione velenosissima di Roberto Piccoli che sostituisce l'infortunato, ahimè, Re Leone Spagnoli. Peccato per l'infortunio del nostro bomber, però dobbiamo continuare il cammino che stiamo intraprendendo con questa squadra. Eric va a sbagliare il passaggio, Mihaila se non ho visto male, poi Alcaraz, palla dentro, Nathan Wood, grandissimo Campos, pardon, piccolo colpettino Stosse, pardon, calcio d'angolo per il Sassuolo, Vieto, la bandierina Enrique, prova a puntare Baldanzi, Enrique deve indietreggiare, tocca per Vieto ancora, Sassuolo ci prova a uscire l'Ancona, non ci riesce. Ancora il Sassuolo al limite dell'area di rigore con Matisse Enric. C'è Baldanzi su di lui. Il Sassuolo preme comunque con questo possesso lunghissimo. Poi bravo Baldanzi che tocca per Fofana. Ci trova l'Ancona a distendersi adesso. È partito Mihaila sul settore sinistro. Lo va a servire. Veloce Mihaila. Va via Mihaila. Entra nel cuore l'area di rigore Mihaila. Sinistro sul fondo. C'era Fofana tutto solo in mezzo, ma ormai avevo accelerato abbastanza con il nostro esterno sinistro, potevo dargliela ma volevo calciare a giro con il destro, mi ha calciato con il sinistro, peccato veramente perché sfumiamo una contropiede importante. Il Sassuolo adesso torna in possesso di palla con Toyan sulla verticale, poi Torsbed, tocca per Sam sul settore destro del campo, punta Gozzi, torna da Torsved, il Sassuolo che sta facendo bene girare questa palla, pallone nel mezzo, Baldanzi chiude la diagonale, il nostro centrocampista offensivo, palla per Piccoli, tocca per Fofana che la tiene lì, poi parte Mihaila sulla sinistra, viene intercettato però il passaggio di Fofana e il Sassuolo riparte dall'altra parte con Vieto, occhio alla squadra emiliana, pallone nel mezzo, grande Campos, seconda parata importantissima di questa partita, la mezz'ora del primo tempo, il Sassuolo ci ha ritrovato con la conclusione di Vieto, deviata però in angolo da Campos, due palle gol divorate da Sassuolo, tu per tu col nostro portiere, ci trova ancora il Sassuolo, chiude Campos, conclusione debole, proviamo a riversarci in avanti con Gozzi che serve Mihaila, controlla questa palla Mihaila, pallone per Fofana che va a protezione della palla,
Fofana, poi tocca per Piccoli, ancora Fofana che carica il mancino murato da Ferreira. Esce così il Sassuolo che riparte con Sam nel cuore del centrocampo. Alcaraz, occhio, è velocissimo. Pallone nel mezzo, chiude Nathan Wood. Grande Campos che si oppone ancora una volta così. Quanto soffriamo però quando il Sassuolo sale e fa veramente paura. Fofana in chiusura, non riesce però a tenersi questa sfera. Il nostro attaccante che è andato a dare una mano in fase difensiva dopo il calcio d'angolo del Sassuolo. Occhio perché la squadra emiliana passa in vantaggio con Vieto. A forza di tirare e tirare, alla quarta occasione arriva l'1-0 degli emiliani. Fin qui tanta fatica per noi, 1-0 gol di Vieto, meritato il vantaggio dei neroverdi. E l'Ancona adesso prova a rispondere con Miaila, che va via velocissimo a sinistra, non c'è nessuno in mezzo, ci prova a crossarla per Piccoli, che tocca questa palla in spaccata, ma è debole la conclusione di Roberto Piccoli. L'Ancona risponde subito così al Sassuolo, finisce qua però il primo tempo ragazzi, 1-0 per la squadra emiliana. In casa nostra dobbiamo assolutamente rimettere nei binari giusti questa partita. E la squadra di Gianluca Colavito quest'anno, in questa quarta stagione alle Rimonte, ci è affezionata comunque, ci è abituata, però non è sempre domenica. Speriamo bene. Teramo tocca per Piccoli, poi Bernabé, palla per Baldanzi, carica al destro, calcio d'angolo di Oudis con il destro, non era il suo piede, angolo proprio all'Ancona. Baldanzi dalla bandierina con l'interno del mancino, palla dentro, Piccoli anticipato, insiste la squadra biancorossa. Coppola al limite, tocca per Teramo, sinistro murato dalla retroguardia del Sassuolo, insiste però l'Ancona con Berardi, anzi Piccoli, perdona, palla per Bernabé, destro da dimenticare di Bernabé che calcia fuori, 52 primi, 57 secondi, primi cambi in casa Sassuolo, fuori un esterno destro, Sam dentro ad Adegbenaro, non so se l'ho letto bene perché se sia così, però va bene dai, si è capito, sbaglia qua il Sassuolo in uscita, in costruzione Teramo, Michael Teramo. Tocca per Piccoli che si gira, carica la conclusione, ma da lì era difficilissimo, era impossibile perché c'era il difensore del Sassuolo che ha coprito, che copriva lo spazio. Qua Coppola è scivolata, palla per Bernabé, l'Ancona prova a sfondare il muro nero-verde, non ci riesce questa circostanza. E il Sassuolo ritorna in fase offensiva con Alcaraz, chiude Paolo Guzzi che è andato anche a destra a riprendersi questa palla, poi va a sbagliare il passaggio in direzione di Baldanzi. Il Sassuolo torna in possesso di palla con Enrique, pallone nel mezzo, chiude Wood, riparte l'Ancona, forza ragazzi, palla per Teramo, poi Fofana, tocca per Piccoli, palla per Baldanzi, ancora Piccoli, insiste l'Ancona, Baldanzi, Piccoli, no, chiuso però, va Teramo che rischia di commettere fallo e c'è calcio di punizione per il Sassuolo mi sa. Vediamo se ho visto bene, sì, c'era calcio di punizione per l'entrata di Michael Deram. Punizione battuta già dal Sassuolo, Diaz tocca per Tosved. Ci prova la squadra emiliana, il secondo tempo non si è mai vista in fase offensiva, non ci ha mai creato veramente pericoli, come non detto, perché adesso Tojan va via, palla nel mucchio da dimenticare perché esce già dall'altra parte, 70 primi sul cronometro, 1-0 Sassuolo, ci prova l'Ancona. Pallone per Campos che tocca a sinistra per Gozzi. Aitor gli soffia la palla. Prova il mancino e la rete del Sassuolo con Tosver. 2-0. 2-0 Sassuolo. Disattenzione di prima del nostro portiere Campos, poi di Gozzi. E il Sassuolo raddoppia. 2-0 a De Conero. Ci prova l'Ancona con Fofana. Palla per Piccoli. Tocca a destra per Samardžić, il neo entrato prova a girarsi, tocca indietro per Zanotti che prova ad accentrarsi. Zanotti fino in fondo, tocca per Deramo, palla di ritorno. Zanotti, no, toccata cortissima quella palla. Si poteva fare qualcosa di più e di meglio in quella circostanza. Il Sassuolo torna in possesso di palla e siamo già dall'altra parte con Guzzi.
che non ha fatto una grandissima partita quest'oggi purtroppo, e si vede anche adesso con il Sassuolo che va via sulla sua corsia, poi pallone centrale Alcaraz, Campos, calcio d'angolo per il Sassuolo, 80° minuto nel corso della ripresa, 2-0 del Cogliari per il Sassuolo. Non so ragazzi se riusciremo veramente a puntare l'Europa. Ci proveremo con tutte le nostre forze. Zanotti prova a far correre Berardi, appena entrato in campo non ci riesce. Sassuolo che si rifà vivo, chiude Deramo, poi Bernabé, palla per Berardi che prova ad andare via, Sutalo lo ferma così. C'è qua questa partita casalinga contro il Sassuolo, 2-0 per i neroverdi. Post gara con Gianluca Colavito. Tutta colpa mia, si prende la responsabilità il mister biancorosso. Hanno meritato di vincere, c'è poco da aggiungere. Alcaraz ci ha fatto vedere le stelle, dobbiamo concentrarci sulle cose da migliorare. Siamo al Bentegodi di Verona. L'Ancona vuole tornare a vincere dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo. Ci proverà Colellas che non sta vivendo uno dei suoi momenti migliori. Fofana, bravo Fofana che va via. Pallone sul secondo palo per Deramo, chiuso. E Budawi recupera la sfera, Nico. Verona che va a cambiare bella questo cambio gioco verso Portu. Chiude però Zanotti che è in giornata. Sembra in giornata il nostro Zanotti. Parte palla al piede. Palla centrale per Piccoli, poi Fofana, Piccoli, non troviamo spazi, Baldanzi la protegge, prova ad andare via, deve indietreggiare Baldanzi, aspetta l'arrivo di Bernabé, poi Deramo, ancora Bernabé, l'Ancona non trova spazi, deve indietreggiare Deramo di Tanzi, Baldanzi di tacco per Deramo, ma ormai ci eravamo persi. Azione sfumata Zanotti, che palla che ha recuperato, tocca per Piccoli che la va a proteggere, dentro per Fofana, chiude la retroguardia del Verona che rischia qualcosa perché l'Ancona è in pressing in questa circostanza. Il Verona con Evander viene via bene adesso, tocca per Barak, chiude Nathan Budo in un primo momento, il ciolito Simeone allarga per Portu, ancora Simeone. Portu, avanza l'ex Porto, poi Evander al limite, Onana chiuso, no perché lì, occhio mamma mia, passaggio horror da parte di Nathan Wood se non ho visto male, abbiamo rischiato parecchio. Zanotti, tocca per Baldanzi, ancora Zanotti, prova a venire via in zona centrale, ancora con Deramo che rischia qualcosa. Qua sbagliamo tutto in uscita, in costruzione dal basso, Bernabé atterrato così, non c'è fallo su di lui. Barak fa correre Simeone in verticale, chiude però Coppola, l'ex di turno, Campos, mamma mia che rischio, bravo però Coppola. Pallone centrale per Bernabé che prende il suo marcatore, va via, taglia Baldanzi. Pallone per Piccoli che avanza a sinistro, da dimenticare Roberto, da dimenticare, occasionissima per l'Ancona al 28° minuto, al Bentegodi il parziale non cambia, sempre 0-0 tra la squadra scaligera e la squadra dorica. Diallo, pallone verticale per Simeone, Onana, ancora Simeone, tocca per Barak che va a cambiare lato, sempre dove c'è Portu, che è velocissimo, stavolta prende il tempo a Zanotti, va via, pallone in mezzo, Barak, ci prova il Verona che deve indietreggiare perché l'Ancona pressa, Simeone prova a girarsi, spalla alla porta, bravo Gozzi in chiusura, riparte la formazione di Colavito con Fofana che va a cambiare lato in direzione di Baldanzi che stava salendo da quella parte. Peccato perché il pallone non arriverà mai al nostro esterno offensivo, quindi il Verona può riversarsi in avanti con Baracca. Simeone chiude, uno splendido Nathan Wood, poi Bernabé, palla per Piccoli, bella, bella questa azione, Deramo, no, spintonato Mihaila qua, peccato, peccato veramente, Bidaoui è stato bravo di esperienza, lo ha spintonato,
L'arbitro non ha fischiato naturalmente il fallo, lo ha bloccato Birawi sul settore destro del campo, prova ad andarsi a chiudere Paolo Gozzi, la palla torna a Simeone, occhio al Verona, qua Adeyemi si addormenta, ci trova Dellas, Simeone destro, traversa, poi Zanotti, incredibile, è un assedio adesso, è un assedio del Verona, Paolo Gozzi bravissimo che allontana la sfera verso Piccoli, poi Baldanzi, finisce qua il primo tempo 0-0 al Bentegodi, tra Hellas Verona e Ancona, un punto che non sarebbe male, ma puntiamo a vincere questa partita perché non voglio perdere strada in questo campionato. Cerchiamo di vincere più partite possibile, naturalmente. Simeone va a allargare il gioco in direzione Bidaoui. Verona che ha preso fiducia negli ultimi minuti del primo tempo e si è vista perché è andata a sfiorare con la traversa colpita da Simeone il gol del vantaggio. Ora l'Ancona prova a venire via. Con Adeyemi, palla per Gozzi, poi Mihaila, tocca per Piccoli, aspetta la sovrapposizione di Bernabé, Bernabé carica il mancino murato dalla muraglia blu in fase difensiva, bravissimo Zanotti che questa volta non riesce però a tenere con sé il suo, questa sfera dopo che se l'era andata a recuperare in modo caparbio il terzino destro bianco-rosso, Diallo. Attacca il Verona adesso con Nico, fase centrale del campo, tocca per Simeone. Bravissimo Coppola che lo sta tenendo bene fin qui, poi Fofana, non c'è fallo, pensavo fischiasse fallo per quel tocco dietro al nostro calciatore, invece no. Il Verona si riversa in fase offensiva con il Ciolito, allarga ancora sulla destra per Bidaoui. Fa paura un po' il Verona quando prova ad attaccare sulle vie esterne comunque. Barak ci prova, chiude ancora Zanotti, poi tocca Baldanzi che prova a venire via. Pallone per Piccoli che si deve fermare, aspetta l'arrivo di Bernabé, tocca a destra per Baldanzi, questa volta è buono. Vai Tommy, Tommaso Baldanzi, palla in mezzo! Chiude però la difesa del Verona. Mamma mia, Bernabé non ha insistito, lì si era fermato. Siamo dall'altra parte però, cari amici, è una partita bellissima, soprattutto in questa ripresa, con tanti cambiamenti di fronte. Portu chiude Nathan Wood e l'Ancona riparte con Bernabé, tocca Baldanzi, di prima per Piccoli, centralmente si fa vedere Deramo, va a allargare il gioco, direzione di Mihaila, non arrivava mai su questa palla Mihaila, non ci arrivava mai. Peccato, qua rischia un po' il portiere del Verona, Deramo di testa però se la tiene lì Mihaila. Tocca in direzione di Fofana, Fofana, sinistro, centrale, poi rischia l'autogol e c'è la rete dell'Ancona, amici, è autogol, ma non ci importa, Fofana va a concretizzare comunque, ci ha messo lui lo zampino in questo gol, con la sua conclusione, poi difesa dell'Hellas, guardate qua tra il portiere e il difensore, un macello è successo. In poche parole, ma noi va bene così, siamo in vantaggio di 1-0, non stiamo assolutamente rubando questa partita perché stiamo giocando bene comunque, quindi anche il Verona non sta giocando male, ma una partita che sarà combattuta fino alla fine. Andiamo a cambiare però adesso, andiamo a cambiare dentro Viviani, fuori Bernabé, io toglierei, Mihaila sta bene, Samardžić. Viviani, lasciamo Viviani in avanti, dentro Berardi, fuori Fofana. Andiamo a fare questi cambi. Per il momento Lombardi in panchina, 71 i minuti di gioco, 24 sono i secondi. Diallo, l'autore del gol che sta facendo vincere la nostra squadra per il momento, perché manca ancora tanto alla fine della partita. Barak, ora con la forza e la disperazione, con la rabbia in corpo per questo autogol rocambolesco. Il Verona si riversa in avanti con Onana, pallone per Nicol, il suo compagno di reparto. Prova a gestirla ora, pallone profondo. Viviani, appena entrato in campo, si addormenta. Zanotti, bravissimo, però l'avevo spazzata quella palla. L'avevo spazzata. Barak sul fondo. Cosa abbiamo rischiato? Cosa abbiamo rischiato? Fuori Coppola, dentro Fernandes, prendiamo un giocatore più fresco in fase difensiva. Coppola ha fatto una grande partita comunque. Fernandes, tocca per Deramo, poi Gozzi.
Pallone per Mihaila che la protegge, atterrato così. Ma non fischi un fallo, signorina. Non fischi un fallo, signorina. Non va bene. Quello era fallo su Mihaila. Ora la Verona con Barak in questi minuti finali proverà a spingere e a trovare il gol del pareggio. Ciolito Simeone, tocca per Nico. Allarga a destra, chiude Zanotti, contro Pirancona. Vediamo, con Piccoli. Pallone per Berardi. Ancora Piccoli. Palla per Mihaila, che la protegge e va via. Entra nel cuore dell'area di rigore Mihaila. Pallone centrale per Piccoli. Chiude Onana. Peccato veramente. Poi Deramo sporca questo pallone, ma non riesce a tenerlo. E il Verona, con calma adesso, proverà a costruire le ultime chance di questa gara con non mi fa vedere chi era, va bene, Barak, occhio alla Verona, Barak fino in fondo, no, centralmente, bravissimo Campo, se finisce qua torniamo a vincere, lo facciamo al Bentegodi di Verona, grazie all'autorete di Diallo al 71esimo minuto nel corso della ripresa. Sbanchiamo Verona, vittoria importantissima perché il Verona ci stava qualche punto sotto, quindi lo abbiamo distanziato. Bene così ragazzi, un po' di fortuna non guasta comunque in certe partite, soprattutto in queste qua. Ci voleva assolutamente tornare a vincere dopo la sconfitta per 2-0 con il Sassuolo in casa. Eccolo qua, il nostro gladiatore, mister Gianluca Colavito. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita, assolutamente, perché questa Ancona vuole sognare. Possiamo sognare, ragazzi. Non so se arriveremo all'Europa, devo essere sincero. Vediamo adesso al mercato di gennaio se faremo qualche movimento oppure no. Abbiamo fatto la nostra partita, così il mister nel post-gara di Verona. Milan al comando con 38 punti, Inter 34, Juventus 33, Udinese, Roma, Bologna 31, occhio perché Fiorentina 30, Lazio, Torino e Ancona 27, siamo a 4 punti dalla zona Conference, Europa League e Champions, un po' di tutto ragazzi, ci sarà da dire, ci divertiremo comunque in questa carriera, stagione 4. Atalanta 25, Sassuolo 25, Napoli a sorpresa 13esimo insieme all'Hellas con 24 punti, Cagliari 20, Pisa 16, Sampdoria 14, Spezia, Parma 13, Cremonese, fanalino di coda con 12 punti. Zona retrocessione comunque apertissima perché tra la Cremonese e il Cagliari 15esimo ci sono, per dire, 8 punti, ma c'è ancora tutto un girone di ritorno da affrontare. Io ragazzi vi saluto con questa classifica, siamo decimi e questa Ancona può sognare, vi farò sognare anche a voi che state guardando naturalmente questi episodi. Gabbino 90 vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti.